Ci sentiamo dopo. Allora, Angela, sì, domanda quello che si fa. Bene. Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dal CESPI, Pandemia e diritti umani. Grazie di esservi collegati, di essere con noi. Io sono Daniele Frigeri, direttore del CESPI, e ho l'onere e il piacere di introdurre e moderare un po' questo momento insieme. Questo webinar prende spunto appunto dal volume recentemente pubblicato dal CESPI, edito da Donzelli, che prova a fare un primo bilancio in senso molto ampio del rapporto tra pandemia e diritti umani. E l'idea del webinar di oggi è appunto, prendendo spunto dal libro, discutere e confrontarci con alcuni rappresentanti autorevoli del mondo politico e istituzionale che ringrazio nuovamente per essere qui con noi. L'idea del volume prende un po' vita nell'ambito di un'attività che il CESPI ha avviato nel 2019 con l'Osservatorio sui diritti umani, coordinato dal professor Nicoletti che è con noi. L'Osservatorio vuole essere uno spazio di analisi e di confronto su un tema sempre più centrale, sia all'interno appunto della politica interna di un paese, ma anche nell'ambito di politica estera. Punto di partenza del libro, un po' del dibattito di oggi, è il ruolo dei diritti umani nella definizione di quella che è gli spazi di libertà, in cui si definisce da una parte la libertà, l'individualità, l'individuo, ma anche la sua socialità e quindi la società stessa in cui viviamo. Questo è lo spazio in cui si generano, si muovono i diritti umani in un orizzonte che è un orizzonte in evoluzione di medio e lungo termine. E quindi è all'interno di questa dinamica che possono essere collocati. E quindi alla base dei diritti umani c'è la vita dell'individuo, le sue libertà, ma anche la vita di una società e le sue libertà. Ecco perché la pandemia è un punto di rottura importante, una novità a cui comunque non si era preparati, potrei quasi dire unica nella storia, nella breve storia dei diritti umani da quando appunto nascono a livello internazionale. Una sfida che ha posto in tensione proprio questi due ambiti, l'ambito del diritto alla vita dei cittadini, del singolo e la protezione dei più vulnerabili e tutta una serie di ambiti di libertà che invece sono stati compressi a difesa di questo. E qui si gioca appunto la tensione, il dualismo tra appunto libertà individuale e libertà e società, quindi costruzione di individualità della società. Una sfida che ha messo in tensione appunto questa unità e indivisibilità dei diritti umani, che abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni, ha colpito in modo diverso a seconda di quello che era lo stato di partenza, per cui ha colpito soprattutto le persone e chi si trovava in una situazione temporanea o costitutiva di maggiore vulnerabilità ed ha ampliato di fatto le disuguaglianze e ha portato a misure legislative di emergenza che sono sotto gli occhi di tutti, in tempi e modalità differenti anche tra paesi, dove appunto in alcuni paesi sono andate, hanno superato anche forse quello che può essere un limite. Ecco, allora l'idea del confronto di oggi era riflettere un po' su quello che è accaduto per apprendere le lezioni. E soprattutto prepararsi al futuro. In questo lancio anche una,
un'ulteriore riflessione. È chiaro che l'assenza di un'autorità indipendente a tutela dei diritti umani, che l'Italia ha, ancora unico paese europeo, sicuramente è un vulnus che si è sentito durante la pandemia ed è forse anche un vulnus che è opportuno colmare nel più breve tempo possibile, proprio per generare, per avere uno strumento in grado di attivare quelli che in ambito sanitario, ormai siamo abituati a questo linguaggio, sono gli anticorpi, no, di una società, di un'istituzione. Ecco, questo era un po' per dare il quadro della giornata di oggi. Darei la parola a Marianna Lunardini, co-curatrice del volume, perché appunto possa un po' raccontarci questo volume e i suoi contenuti e la riflessione che ci sta alla base. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io volevo ringraziare gli autori dei vari capitoli del libro, perché anche un po' grazie alla loro esperienza e professionalità che siamo riusciti a costruire questo volume, che ha in sé un'idea ambiziosa, perché valutare, ecco, l'impatto della pandemia sui diritti umani è qualcosa di estremamente complesso e ambizioso. Questo perché appunto ci sono da considerare più livelli, sicuramente un livello nazionale, un livello europeo, ma anche un po' un livello globale. Il libro si ferma a livello europeo perché quello globale sarebbe stato veramente troppo ambizioso nella sua realizzazione, e arriva sostanzialmente, temporalmente parlando, al maggio 2021, quindi considera quasi un anno e mezzo di pandemia. Anche lì l'evoluzione dell'impatto sui diritti umani insomma, è stata diversificata nel tempo rispetto alla prima ondata e alle ondate successive. Quindi ambizioso su più fronti. Sicuramente, ecco, un fenomeno nazionale a cui abbiamo cercato di dare attenzione rispetto ad alcuni gruppi che abbiamo considerato vulnerabili o a rischio di vulnerabilità. È stato difficile, ecco, capire quale potesse essere per ogni singolo gruppo l'impatto sui principali diritti sociali, culturali, economici. Ci siamo basati molto sulle organizzazioni internazionali, quindi le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni quali ad esempio il Consiglio d'Europa, per andare a individuare quelli che potevano essere i gruppi di interesse. Quindi da una prima parte con un profilo, ecco, di respiro europeo si passa ad una seconda parte con un respiro molto nazionale e incentrata su alcuni gruppi vulnerabili, quali ad esempio minori, migranti, anziani, detenuti, ma anche per esempio Rom, Sinti e Camminanti o le stesse donne, considerate, ecco, come un gruppo vulnerabile a sé stante. Questo perché, ecco, la vulnerabilità non è una categoria rigida, è una categoria che vive molto di una valutazione che deve essere, ecco, attenzionata sul singolo individuo o sulla comunità di cui fa parte. La vulnerabilità è stata quindi diversificata a seconda dei gruppi, non tutti i gruppi hanno avuto lo stesso impatto e non tutti i gruppi hanno subito le stesse restrizioni ai diritti considerati. Però, ecco, le restrizioni sono state importanti. Sicuramente, ecco, se posso dire, è anche un po' l'intento del libro, è quello di contrastare quella che è stata definita anche recentemente in un'intervista del Papa una certa cultura dell'indifferenza, perché appunto invece di volgere l'occhio abbiamo cercato proprio di attenzionare con un occhio attento ogni singolo gruppo, grazie anche agli autori e alla loro professionalità, perché molti di loro sono esperti che lavorano in organizzazioni del terzo settore. E cosa emerge da questo volume? Ecco, sicuramente che la pandemia in sé è un fenomeno che aveva avuto e ha tuttora bisogno di una politica europea e di una politica nazionale attenta alle vulnerabilità, e che soprattutto nel bilanciamento fra interesse generale e diritti individuali sicuramente c'è stato un necessario ribilanciamento a causa dell'impatto di un'emergenza globale, e che a volte questo ribilanciamento ha portato effettivamente a delle restrizioni o a delle violazioni dei diritti dei singoli. Faccio, ecco, solo alcuni esempi che sono poi all'interno del libro. Per esempio, ecco, nel caso delle persone senza dimora, a cui appunto l'appello di restare a casa non ha potuto, ecco, essere realizzato.
Sicuramente la violenza domestica e il gap lavorativo che per le donne si è palesato con estrema realtà e crudezza, il diritto alla salute e soprattutto il diritto alla vita o anche all'affettività, il diritto alla vita privata, secondo ecco, la Convenzione dei diritti dell'uomo, e mi riferisco per esempio agli anziani all'interno delle RSA, il diritto all'istruzione per i minori, e senza considerare i casi di doppia vulnerabilità con i minori disabili che non hanno avuto praticamente accesso al diritto all'istruzione, il fenomeno della discriminazione che si è rafforzato per gruppi quali migranti e rom, sinti e camminanti. Una discriminazione che ha portato anche a molte volte alla mancanza di accesso ad alcuni fenomeni, alcuni strumenti assistenziali. Tutte queste ecco, caratteristiche sono estremamente varie e variano a seconda dei gruppi e possono essere rintracciate all'interno del volume che ecco, si ferma appunto al maggio 2021 e non ci permette di valutare successivamente cosa avverrà e quale sarà l'evoluzione per tutti questi gruppi. E chiudo qui e ringrazio ancora gli autori. Grazie, grazie mille Marianna. Ora darei la parola a Sandra Zampa che ha vissuto ovviamente in prima persona dal di dentro quello che è stato soprattutto la prima ondata, la pandemia e tutto quello che è stato l'intervento necessario per arginare la pandemia in una situazione che credo appunto unica nel senso che si è lavorato in assenza di dati, perché poi i dati quotidiani, nonostante i giornali ne parlassero, è un tema quello della raccolta e della disponibilità dei dati in tempi reali, e in una condizione che ha portato a prendere decisioni day by day all'interno di un quadro istituzionale. Ecco, rispetto anche a questa tensione, rispetto al tema dei vulnerabili, rispetto a quelli che sono stati il ruolo delle autorità nel bilanciare i diversi ambiti e aspetti dei diritti umani. Ecco, prego Sandra. Grazie, buonasera, bentrovati, grazie dell'invito a Daniele Frigeri e grazie soprattutto a Marianna Lunardini e a Michele Nicoletti per questo lavoro così ricco di spunti e che c'entra un tema su cui ci siamo e ci siamo trovati molto spesso a riflettere e rispetto al quale confesso non ho ancora trovato davvero una via di soluzione. Quindi anticipo una mia considerazione che poi sarebbe la conclusione di questo intervento. Io vedo davvero come necessaria la istituzione di un'autorità che vigili sui diritti umani. Più volte nel corso di questo, in alcune pagine di questo volume, ricorre questa proposta che abbiamo mancato come paese. Io credo che l'epidemia ci abbia certamente dato una lezione da questo punto di vista, perché tra gli interlocutori che il governo avrebbe dovuto avere e che noi, e in questo caso dico noi perché mi trovavo come sottosegretaria al Ministero della Salute, ci sarebbe stato straordinariamente bene una autorità indipendente che avesse potuto interloquire con il governo. Noi non avevamo, se non a momenti, poi vi dirò magari in maniera un po' affrettata, anche il come e dove abbiamo provato a cercare. In ogni caso voglio ripercorrere molto brevemente questa vicenda. Lo ha detto già Daniele Frigeri, la pandemia ha trovato impreparata, non l'Italia, guardate, la pandemia ha trovato impreparato il mondo, a cominciare dalla Cina dove tutto ha avuto inizio, che è stato il primo paese che ha dovuto misurarsi con questa tragedia gigantesca.
ha trovato impreparato il mondo e soprattutto, e questa è la prima delle lezioni che dovremmo apprendere, ha trovato impreparate le istituzioni sovranazionali e internazionali, a cominciare dall'OMS. Vi voglio soltanto citare due questioni. L'OMS ha impiegato un tempo che io non stenterei a definire eccessivo nel dichiarare che il mondo si trovava di fronte a un'emergenza sanitaria globale. Perché dico questo? Perché era il 30 gennaio 2020 quando per la prima volta esce dall'OMS una nota che dichiara questo. Ma soprattutto pensate alla dichiarazione di pandemia, quindi alla enunciazione da parte dell'OMS che il mondo si trovava in una situazione di pandemia, arriva soltanto l'11 marzo 2020. L'Europa non ha saputo fare fronte comune nel momento in cui a Roma il ministro della salute chiedeva e decideva di bloccare i voli in arrivo dalla Cina. E addirittura di questa incapacità di fare fronte comune, noi abbiamo persino pagato un prezzo in termini di immagine per qualche giorno o settimana. Sembrava che l'Italia fosse il paese, tra virgolette, peggiore, quello che si era fatto raggiungere ed attraversare dal virus. Quando poi abbiamo scoperto, dopo però molti mesi, che il cosiddetto paziente 1, che solo Dio sa che numero in realtà è, perché non si è mai capito quanti altri, ma probabilmente sarà il numero 120, non voglio dire 100, 150, non so. Ecco, questo era stato contagiato già da un primo contagio europeo che era probabilmente di ceppo tedesco. Eppure abbiamo addirittura pagato nella solitudine un prezzo altissimo. Questa solitudine non è stata appunto solo in termini di immagine, ma è stata anche nella incapacità che ha avuto di poi interloquire con l'Italia e di comprendere che quell'allarme che inconsapevolmente persino arrivava da Roma, cioè sospendiamo i voli, era anche una richiesta di attenzione di tutta la comunità europea nei confronti di un fenomeno che sembrava così lontano e distante da noi e invece noi vedevamo materializzarsi. Addirittura l'ECDC, che si era riunito in Svezia il 18 e 19 febbraio, cioè tre giorni prima che noi certificassimo la presenza del cosiddetto paziente 1 in Italia, aveva minimizzato il rischio definendo il coronavirus come un rischio basso. Credo che bisogna misurarsi con tutto questo per comprendere anche la condizione nella quale il nostro paese ha dovuto fare i conti. Ma l'altro punto che indirettamente Frigeri ha toccato è altrettanto importante nel valutare l'impatto sui diritti umani ed è l'elemento del tempo. In realtà il Covid, il SARS-CoV-2, non ti permette di avere tempo. Non hai il tempo che serve a valutare se non un aspetto, che è quello che peraltro è consegnato al Ministero della Salute e che peraltro è previsto nella Costituzione italiana, cioè l'obbligo di tutelare la salute. E l'obbligo di tutelare la salute imponeva al governo italiano di correre alla maggiore velocità possibile, perché è un elemento fondamentale comprendere come l'epidemia dilaga e come peraltro, siccome era già in Italia, probabilmente così come nel resto d'Europa da tempo, andasse a una velocità supersonica. Vi voglio consegnare soltanto una mia impressione, sensazione che porterò sempre con me. Quando entrai per la prima volta nella sede della Protezione Civile
perché avevo cominciato a partecipare alle incontri di quello che poi si è formato quasi, diciamo, è diventato il comitato tecnico scientifico di cui poi tanto si è parlato e discusso, mi colpì una grande carta interattiva del mondo, dove la presenza del SARS-CoV-2 veniva segnalata da piccole bollicine. E quando sono entrata la prima volta, su questa cartina c'era una grande bolla che era la zona di Wuhan in Cina e una minuscola bollicina che era la zona di Codogno, Bergamo. Poche ore dopo queste bollicine si andavano già moltiplicando e poi nei giorni successivi, io ricordo una mattina, sono entrata e ho visto, guardavo sempre questa cosa e ebbi una specie di sussulto perché era ovunque. E io ebbi l'unica volta in cui penso di aver avuto una sensazione simile alla paura, vedevo una specie di mostro che si abbatteva su di noi e che sembrava inarrestabile. Questa inarrestabilità del virus è l'elemento del tempo e l'Italia si è trovata davvero a dover prendere decisioni incredibilmente dure, radicali, come quella del lockdown. L'ha fatto assumendo un coraggio straordinario, di cui credo ancora non ci sia sufficiente consapevolezza. Prima, come ricorderete, con il lockdown di solo Codogno, e poi a una velocità supersonica, in poche ore, si decide che bisogna chiudere prima tutto il centro-nord e poi in realtà tutto il paese. Quello che mi ha molto colpito è che il Lancet, prestigiosissima rivista scientifica inglese, quindi non spendo parole per parlare del Lancet, ci ricorda che sottolinea che, me lo ero segnato e spero di ritrovarlo, che in realtà l'Europa se l'era cavata molto peggio della Cina ed elogia il modello cinese come un modello che in realtà aveva saputo reagire alla Covid con più efficacia, proprio perché è un regime che non ha, diciamo, che non è democratico, che non conosce le dinamiche della democrazia dei paesi occidentali e che quindi, avendo potuto utilizzare strumenti straordinari, vi ricorderete tutti l'esercito che piantonava le case e i condomini dove hanno chiuso le persone che tentavano di fuggire raramente, ma si sono viste cose, io vedevo in televisione cose drammatiche e ricordo anche lo sgomento, mai avremmo pensato di vedere una cosa simile. Poi abbiamo vissuto il Covid, abbiamo compreso cosa voleva dire, ma andare in quella direzione significava davvero prendere decisioni che impattavano inesorabilmente, inevitabilmente sui diritti umani. E qui c'è una prima considerazione. Il paese ha aderito spontaneamente. Quello che noi abbiamo ottenuto in modo democratico è stata una straordinaria adesione, probabilmente dettata anche dal timore, dalla paura, naturalmente, no? Da quello che gli uomini portano con sé inevitabilmente, che è la tutela della propria la ricerca della sopravvivenza, quindi la paura veramente che colpisse la vita. Ma sicuramente in una prima fase, fino a quando di certo la politica non ha poi trasformato l'epidemia del Covid e tutti gli strumenti messi in campo in elementi di consenso e quindi in occasione di ricerca di consenso, noi abbiamo ottenuto in modo democratico una risposta straordinaria. Questa risposta è stata la prima che ha permesso al paese di uscire davvero. Vi ricorderete la fine del primo lockdown, a maggio abbiamo cominciato ad avviare le riaperture
l'estate che poi abbiamo vissuto, il ritorno poi della pandemia, ma non abbiamo più conosciuto un lockdown duro come quello, mentre la Cina continua a riproporre ogni volta lo stesso identico modello, e cioè anche solo per 4 casi si chiude un intero quartiere, con la differenza che è un quartiere di una città cinese grande come una regione italiana, grosso modo, se non molto di più di una regione italiana. Tutto questo per dirvi che il tempo e la prima, diciamo, degli obblighi che avevamo, che era quello di tutelare la vita, ha certamente dovuto scegliere, e quindi questo, mi piacciono molto le lezioni della pandemia che ha tratto nella conclusione della sua introduzione, della sua prefazione, Michele Nicoletti. Questa idea dell'unitarietà dei diritti, della loro non divisibilità dei diritti, però li hai dovuti declinare nelle priorità, perché la vita era la prima, la sopravvivenza e la vita era la prima dei beni che dovevi proteggere. Questo non significa che dentro al CTS non ci siano stati numerose discussioni su alcuni di questi punti, ne ricordo soltanto uno e poi concludo. In particolare mi hanno molto colpito i 2 capitoli dedicati qui alle bambini, quindi diciamo alle categorie che tra l'altro, come sapete, la cui diciamo autorità è esercitata dai familiari, i bambini privati della possibilità anche di uscire sostanzialmente. Noi abbiamo avuto un periodo in cui in alcune regioni con più rigore, con meno rigore, ma insomma sono stati impediti anche della passeggiata. Ci sono stati eccessi, come ricorderete, quel famoso signore che passeggiava in cima, in fondo a una spiaggia, da solo, intercettato da un drone. Ci sono state discussioni importanti dentro a quel CTS sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Chi vi parla, insieme ad altri, ad un altro importante rappresentante del mondo dell'infanzia, che era il professor Villani, allora presidente della Società Italiana di Pediatria, oggi pediatra al Gemelli, abbiamo tentato in tutti i modi di ottenere una sorta di deroga che concedesse ai bambini, per i bambini e le bambine, la possibilità di una passeggiata, con scontri non solo interni al CTS ma anche esterni. Io ricordo una telefonata molto minacciosa che ho ricevuto, minacciosa in senso bonario, per carità, visto che adesso le minacce hanno tutto un altro significato, niente di simile, però molto dura, in cui mi si rimproverava questa posizione, perché questo avrebbe portato in giro anche le madri, i padri, e quindi avremmo... Sta di fatto che dove i presidenti di regione sono stati più lungimiranti, dove forse anche c'è un tessuto sociale più disciplinato, è stato possibile ottenere deroghe per i bambini, poi c'è stata la famosa almeno un'ora al giorno possono uscire. E la seconda categoria sono davvero, e quella mi ha colpito, anche di questo porterò un ricordo per sempre, i senza fissa dimora e i migranti. I migranti soprattutto non regolarmente presenti sul territorio, si dice così in gergo, ma senza permesso di soggiorno, estremamente a quel punto marginalizzati e senza fissa dimora, privati anche della semplice possibilità di raccogliere anche una banale elemosina, perché non c'era assolutamente nessuno. È da lì che sono nate anche iniziative umanitarie, della spesa che veniva lasciata pagata, in modo che alla fine della serata, io ricordo qui a Roma alcuni luoghi dove ho visto questa cosa avvenire, per fortuna, venivano lasciati dei carrelli fuori a disposizione con la spesa che era stata pagata dai clienti di questo o quel supermercato, in modo
che potessero almeno avere, e poi c'era il problema dei pasti che non venivano più distribuiti, della sospensione delle attività umanitarie, l'impossibilità di portargli veramente un minimo di assistenza e di aiuto. Certamente sono state categorie straordinariamente colpite, qui vengono ricordate anche le donne, ricordo le discussioni con la ministra Lamorgese, anche alcuni tra virgolette stratagemmi che erano stati adottati perché le donne potessero in qualche modo dare un allarme per ciò che avveniva eventualmente dentro le mura domestiche, a loro danno, a danno loro, della loro salute, della loro incolumità. Tutto questo però oggi ci deve sicuramente fare comprendere molte cose. La gran parte di queste riguarda il fatto di non lasciare che accada, di farsi trovare così impreparati, e vi ribadisco che non riguarda il nostro paese, ha riguardato veramente il mondo, e che c'è uno spazio di rispetto dei diritti su cui noi dovremo ancora molto riflettere. Per fare questo, certamente questa autorità di cui parliamo è indispensabile. Poi c'è tutto il tema delle deroghe dei DPCM, è molto ben affrontato, della sospensione dei viaggi e degli scambi con l'estero, dei cittadini. Guardate che ci sono paesi dove non sono più potuti rientrare, l'Australia è uno di questi, dove chi era fuori è rimasto fuori e non è neanche più potuto tornare a casa per mesi e mesi. Quindi è davvero, diciamo, l'Occidente dovrà davvero fare una importante riflessione su questo. Ma come si concilia il diritto alla salute se non declinandolo in modo prioritario, perché tutelare la vita delle persone è sicuramente il primo degli obblighi che hai, certamente quando stai al Ministero della Salute, ma certamente quando un governo si trova a dovere fronteggiare una gigantesca e straordinaria emergenza come è stata quella pandemica. Con questo io concludo, anche perché i miei 15 minuti me li sono già consumati tutti abbondantemente, e di nuovo ringraziandovi per il vostro lavoro. Grazie, grazie mille Sandra. Hai sollevato molto chiaramente dei punti secondo me centrali, oltre alla testimonianza personale anche di ciò che hai vissuto come membro di un'istituzione. Credo due aspetti importanti di quello che dicevi che rilanciano la discussione anche con gli altri interlocutori. Uno è appunto la necessità di dare priorità, no? A dare un ordine ai diritti in un ambito che poi in un ambito definito dalla Costituzione stessa, no? Quindi il diritto alla vita come diritto principale, ma anche che tutto si è svolto, tu dicevi, ci è stata una risposta democratica e una risposta generosa da parte dei cittadini, ma anche il tutto si è svolto all'interno di una situazione di emergenza istituita anche dallo stato d'emergenza che è stato dichiarato, quindi che ha concesso alcune prerogative, però all'interno di una serie di paletti istituzionali, no? Che la democrazia ha costruito e all'interno del quale ci si è mossi. Ecco, e su qui rilancio do la parola all'onorevole Battilocchio, membro comitato permanente sui diritti umani nel mondo, per così anche riflettere insieme a lei sul ruolo del Parlamento, non soltanto nella fase pandemica e successivamente, ma ora si sta discutendo se andare alla fine, terminare lo stato di emergenza, rinnovarlo o non rinnovarlo, però quali sono anche le lezioni apprese, no? Nell'ambito di un dibattito che è avvenuto in Parlamento e che
sicuramente è necessario che continui rispetto al futuro, no? E rispetto appunto a queste dinamiche che abbiamo vissuto. Prego, onorevole. Grazie mille, direttore. Grazie al CESPI per aver voluto promuovere questo momento importante di riflessione su un percorso che è ovviamente ancora in corso. Viene ricordato più volte all'interno del volume del libro che ho letto con grande attenzione, quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo è una sfida importante. Anche l'Agenzia Europea per i diritti fondamentali parla appunto di una sfida senza precedenti, una sfida che, lo diceva bene la collega, ha trovato il mondo, le nostre società sostanzialmente impreparate. Il professor Nicoletti ricorda alcuni aspetti ci hanno trovato ovviamente del tutto impreparati, quindi questo concetto della morte su larga scala, del contagio che avveniva ovviamente senza violenza, altre forme di vita che rappresentavano, ossia i virus, una minaccia per l'uomo. Quindi ecco, c'è stata una fase particolarmente complessa in cui non solo la pandemia, ma anche la risposta alla pandemia ha rappresentato una sfida al godimento di alcuni diritti umani con una compressione dei diritti personali, economici, religiosi, culturali e politici. E questo è avvenuto in particolare, e nel volume, questa questione è affrontata con particolare attenzione, è avvenuto in particolare per i cosiddetti gruppi vulnerabili, con tutta una serie di effetti asimmetrici sulle loro situazioni. Io credo che, e anche questo è un concetto che voi avete affrontato nel libro, le democrazie liberali si trovavano già in una certa difficoltà prima della pandemia, ma la pandemia ha messo sostanzialmente in crisi quelle che possono essere considerate le caratteristiche più tipiche dell'attività parlamentare. Quindi queste assemblee con centinaia di rappresentanti dell'intera nazione che si riuniscono, si confrontano formalmente e informalmente per, dare luogo a un processo deliberativo pluralistico. Bene, questo stesso concetto è stato ovviamente messo in discussione dalla pandemia e dalle situazioni conseguenti. E quindi questo ha portato alla necessità anche di un'organizzazione diversa dei lavori, che in molti casi ha compresso alcuni diritti che sono appunto riconosciuti anche dalla Costituzione. C'è da dire, e questo credo che sia un elemento importante, anche come segnale che è stato dato alla nazione in una fase di estrema difficoltà, che il Parlamento italiano è stato sempre aperto. Non c'è stato un giorno di sospensione dell'attività parlamentare. E tutti noi ricordiamo la difficoltà di quei giorni che sembravano senza speranza. Io credo che quello sia stato un bel messaggio in cui tra l'altro maggioranza e opposizione hanno ovviamente avviato dei percorsi di collaborazione in tutta una serie di ambiti. Ora, c'era già stata in precedenza, negli ultimi anni, un processo che non nasce con la pandemia,
quella che anche voi definite nel volume una sorta di autoemarginazione delle Camere, con un potere diciamo legislativo che fa dei passi indietro rispetto all'esecutivo. Ora dovremo vedere se questa fase pandemica porterà, come dire, ad un'accelerazione di questo processo o, come io spero, ad una fase per un rinnovamento anche dell'organizzazione delle Camere e del loro funzionamento. Tra l'altro, questo rinnovamento dell'organizzazione, dei regolamenti interni, viene anche imposto, oltre che dalle elezioni che abbiamo appreso in questi mesi, anche dalla legge costituzionale 1 del 2020, che porta ad una riduzione importante del numero dei parlamentari. Quindi ecco, dovremo vedere se questo tipo di impatto porterà ad un'accelerazione di quello che ho definito un processo di autoemarginazione delle Camere, e quindi ad una sostanziale riduzione della capacità operativa delle Camere rispetto a quello dell'esecutivo, oppure porterà ad un rinnovamento dell'organizzazione interna delle Camere. Per la verità, ecco, nella fase pandemica sono stati introdotti dei concetti molto importanti, cioè l'aggiunta del regolamento della Camera il 4 novembre del 2020 e pochi giorni dopo il 10 novembre del 2020 ha in sostanza introdotto un concetto, come dire, quasi rivoluzionario, quindi l'attività parlamentare a distanza prevista per le commissioni è un concetto ovviamente totalmente nuovo e impensabile fino al marzo del 2020, e tra l'altro ancora oggi stiamo vivendo una fase in cui molte di quelle disposizioni del novembre del 2020 sono ancora vigenti. Ovviamente la partecipazione a distanza, diciamo, rappresenta un po' proprio ontologicamente un qualcosa che fa un po' a cazzotti con le prerogative parlamentari così come le abbiamo considerate nel senso classico del termine, ma anche una serie di altri concetti molto importanti sono stati introdotti, cioè quando soprattutto nei primi mesi si è parlato di contingentamento del numero dei parlamentari presenti in aula, è un concetto, come dire, anche questo particolarmente, particolarmente importante. Ora, questo concetto è stato, diciamo, questi concetti sono stati introdotti con una sostanziale convergenza di vedute di tutte le forze politiche. Io devo dire che sia la maggioranza che l'opposizione sulle regole generali hanno trovato una sintesi, e tra l'altro questo si inserisce sia in una interpretazione un po' estensiva dell'articolo 64 terzo comma della Costituzione, ma anche in una autonomia organizzativa delle Camere che è sempre stata presente. Ora, quindi, da un lato l'aspetto organizzativo che ha portato a tutta una serie di novità che secondo me però vanno tutte studiate con grande attenzione nel momento in cui ritorneremo ad una normalità, perché secondo me molti dei passi indietro. L'altro aspetto molto interessante, e su questo diciamo il volume si concentra in diverse parti nei capitoli, è questo dell'accentramento eccessivo di poteri in capo agli esecutivi dei vari paesi. Ora,
Veniamo al caso italiano. La Costituzione non prevede una disciplina specifica per gli stati di emergenza. Per la verità prevede una serie di strumenti, l'attuale normativa, che però non si confanno in pieno a quelle che erano le esigenze di estrema emergenza, come dire, long lasting della pandemia. Quindi c'è il decreto legge, come sappiamo, è in casi di necessità ed urgenza. C'era e c'è il codice della protezione civile, che dà comunque al Presidente del Consiglio la possibilità di emanare ordinanze extra ordinem. C'è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che dà potere di ordinanza al Ministero della Salute, ma si è visto ben presto che per una emergenza di lunga durata questi strumenti erano del tutto insufficienti. E quindi, è stato ricordato anche dalla collega Zampa, si è soprattutto in una prima fase, facendo una forzatura non indifferente, si è deciso di utilizzare questo strumento dei DPCM. DPCM che in precedenza, prima della pandemia, erano degli strumenti utilizzati soprattutto per l'organizzazione interna dei ministeri. Ora, un passo importante, io in quella fase, tra l'altro, stavo all'opposizione. Secondo noi, in quella fase è stata fatta una forzatura forse troppo ampia. E quindi si è un po' corso ai ripari con questo percorso di parlamentarizzazione dei DPCM. Quindi c'è stato decreto 19 del 2020, che poi soprattutto nella fase di conversione in quella che poi diventa la legge 35 del 2020 prevede appunto l'obbligo per il Presidente del Consiglio di riferire preventivamente alle Camere. Quindi ecco, poi la fase si è andata stabilizzando e c'è un ritorno alla normalità, che però ci lascerà tutta una serie di eredità che andranno considerate con grande attenzione. Indubbiamente è stato molto complesso garantire al Parlamento quello che è il suo compito di controllo. Cassese su questo ha scritto che i parlamenti non sono stati messi in condizione di vagliare una massa di atti disparati, e questo non perché c'era cattiva volontà del governo, ma perché comunque sia la situazione contingente era particolarmente complessa. Ora, quale sarà l'eredità? E questa era un po' anche la domanda finale, e poi concludo. Quale sarà l'eredità che viene lasciata da questo periodo e da questa fase? Molte cose sono ancora in divenire. Io credo che per quello che riguarda, ma non parlo solo dell'Italia in generale, la sospensione dei diritti fondamentali anche dopo il ritorno alla normalità, questo sia un rischio molto remoto, anche perché sono cose che ci riguardano individualmente. Per quanto riguarda invece il rischio che possano cambiare alcune regole della democrazia, ci sono un po' più di interrogativi. Quindi, non so, il voto a distanza, che secondo me è un passo indietro, oppure i processi giudiziari da remoto, per parlare di un altro ambito, sono regole che ci riguardano collettivamente e che secondo me vanno osservate con grande attenzione. Proprio per questo la proposta che poi voi fate nel
nel volume di aprire un dibattito per la creazione anche in Italia di questa autorità indipendente che vigili sui diritti umani, anche diciamo per affrontare queste tematiche, credo che sia particolarmente opportuna e da approfondire insieme. Grazie. Grazie, grazie mille onorevole Battilocchio. Grazie appunto, credo che l'appello che lei fa di rileggere, no? Le innovazioni, i cambiamenti e ciò che è stato necessario fare in una situazione di emergenza richieda da un lato il fatto che tutto ciò avvenga all'interno di uno spazio temporale ben definito, ma richieda anche appunto un dibattito, una riflessione che non è finita, non è perché finisce lo stato di emergenza, ma è poter consegnare poi al futuro quelle che possono essere degli strumenti adeguati anche per gestire poi di fatto il punto centrale che lei sottolineava, una situazione di emergenza prolungata nel tempo, perché se è una questione di un mese la struttura regge. Io ora darei la parola all'onorevole Marta Grande, presidente della delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, per intervenire non solo appunto all'interno della discussione che stiamo facendo, ma anche spostando l'attenzione sull'ambito europeo. Il dibattito che c'è in ambito europeo, il ruolo che il Consiglio d'Europa ha e può avere rispetto al tema dei diritti umani e rispetto anche a singoli paesi come l'Italia, e anche appunto questo il suo parere rispetto a questo vulnus che l'Italia ha rispetto a un'autorità, se effettivamente potrebbe avere un ruolo proprio all'interno di questo dibattito anche per il futuro. Grazie, prego, onorevole. Grazie. Sì, parto subito da quest'ultima, diciamo, riflessione sia del collega Battilocchio che appunto di intervento sulla eventuale istituzione di una commissione, di un'autorità speciale sui diritti umani. C'è da dire che le proposte sono ferme in Parlamento e nella commissione competente, che è la commissione affari costituzionali, oramai da tanto tempo. Dall'inizio di questa legislatura sono state appunto presentate, se non sbaglio, proposte da parte di tutti i partiti, ma per una serie di motivi, principalmente i cambi di governo che hanno portato a maggioranze diverse, non si è mai riuscito a trovare una sintesi politica che potesse poi arrivare all'approvazione della legge e quindi della commissione. E ciò appunto si è manifestata la sua carenza, come diceva la collega Zampa, nel momento in cui poi c'è un'emergenza, no? È nell'emergenza che noi scopriamo quali strumenti e quali carte abbiamo. E quindi sì, sarebbe il caso in questo ultimo anno di attività legislativa da parte del Parlamento di provare ad approvarne una, bene o male delle linee guida, diciamo, tra vari partiti si erano trovate, diciamo, delle condizioni base da poter portare avanti. E poi diceva prima il collega Battilocchio, molto l'attività è stata compressa durante il periodo Covid e questa, come tantissime altre proposte di legge, in realtà si è fermata proprio per dare precedenza a tutto il resto, quindi all'emergenza specifica, per cui poi il Parlamento non l'ha più portata avanti. Però appunto secondo me un margine di intervento adesso ce l'abbiamo per fare due letture tra Camera e Senato, dovremmo riuscire velocemente, ecco, se c'è la volontà politica. E proprio a questo mi collego per dare un po' il mio contributo su quella che è stata questa pandemia, su quello che significa sulla tutela e rispetto dei diritti umani. Il rapporto annuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sostiene che in realtà il Covid abbia messo in luce dei problemi già esistenti. I grandi problemi, i grandi temi dei diritti umani che fondamentalmente poi vengono sviluppati anche sotto il contesto del Consiglio d'Europa, quindi la loro tutela e la loro salvaguardia, in realtà sono temi
che esistono non solamente con delle disparità che esistono non solamente tra paesi, ma anche all'interno dello stesso paese. E proprio in queste pieghe che si è insinuato il Covid e questa pandemia, facendo esplodere un po' come varie mine, no, messe, disseminate sotto vari profili della nostra esistenza e convivenza, e che sono esplose, facendo vedere quali erano poi le carenze, le capacità, la capacità di rispondere, la velocità nel farlo di ogni paese. Ed ognuno l'ha fatto a modo suo, no? Diceva prima la collega Zampa, paesi come la Cina sono stati in grado di tracciare in maniera molto più forte e molto più efficace di quanto non abbiamo potuto far noi, proprio perché abbiamo un impianto costituzionale, anche strutturale, banalmente, che non permetteva e che non voleva poi andare in quella direzione, no? Proprio per il rispetto di alcuni principi per noi costituzionali. E questa, diciamo, questa insomma, situazione che ci siamo trovati a fronteggiare, in realtà non ha fatto nient'altro che vanificare anche una parte degli sforzi che la comunità internazionale aveva provato a portare avanti, soprattutto in alcune aree del mondo. Noi spesso pensiamo all'Italia o comunque all'Europa, che sono delle isole felici, che siamo stati in grado di reagire, di vaccinarci tutti, avere la possibilità di farlo quantomeno, e anche l'intelligenza di farlo quasi tutti insieme, e altri paesi purtroppo non l'hanno avuta. E già da questo si iniziano a vedere queste discrepanze di questo nostro sistema internazionale, innanzitutto di cooperazione, banalmente, innanzitutto nell'informazione che non è passata. Quando noi ci siamo trovati ad essere il primo paese occidentale, ci siamo trovati in effetti a dover gestire come da zero una pandemia che già in realtà esisteva e che già stava veniva affrontato dall'altra parte del mondo, ma senza le informazioni che poi l'Italia ha dato successivamente agli altri paesi europei, a tutto l'Occidente, a tutto il mondo in pratica. Quindi già da questo, già dalla cooperazione in termini di informazione alla cooperazione banale internazionale che si è provata a mettere in piedi con la piattaforma COVAX, che è stata molto criticata ultimamente, nel riuscire a far arrivare questi vaccini a tutti, perché come diceva proprio Francesco, ci salviamo solamente tutti insieme, già questo, secondo me, è una delle prime mine che nel grande sistema internazionale fa un po' saltare degli elementi. Cioè, abbiamo costruito dal dopoguerra in avanti un sistema, una piattaforma bellissima, che quando non ci sono state appunto pandemie di questo tipo, crisi di questo tipo, quindi globali, hanno retto magari con delle strutture, ma hanno funzionato. E nel momento in cui ci siamo trovati davanti alla vera e propria crisi mondiale, in cui ci ricordiamo ci siamo tutti fermati, cioè a un certo punto tutto il mondo era completamente fermo, lì qualche scricchiolio c'è stato. E i vari paesi poi rispondono in maniera diversa. Quindi da qui poi subentriamo su un aspetto molto più nazionale e forse molto più concreto per le persone, che va molto di più ad avere un impatto sulla vita di tutti. Penso agli isolamenti, la quarantena, già l'idea di stato d'emergenza ha permesso ai vari governi in giro per il mondo di portare avanti delle politiche che, diciamo, in una democrazia strutturata sono state appunto limitate dalle nostre stesse regole che ci siamo dati, quindi dal rispetto dello Stato di diritto, appunto diritti umani. In altri paesi non è stato così, è stato anche un po' forse un escamotage, è stato un modo per arginare delle normali regole che la democrazia, le regole democratiche avevano in qualche modo rinchiuso, l'hanno arginato. Pensiamo per esempio all'Ungheria di Orban e la decisione di modificare il codice penale fino a 5 anni per diffusione di informazioni false. Ecco, in un paese in cui anche lì la democrazia, i nostri diritti scricchiolano, la situazione cambia. Infatti ci sono state appunto critiche in tanti paesi, manifestazioni di piazza che sono avvenute
magari non nell'immediato della pandemia, dei primi lockdown, ma che comunque rimangono e cuperanno sotto la cenere nei prossimi anni. Sicuramente sarà qualcosa da guardare più da qui in avanti. Inoltre, se noi guardiamo quindi in quest'ottica alla pandemia come anche un'opportunità per rivedere un po' le nostre istituzioni, come funzionano, come hanno risposto, dobbiamo anche essere in grado di rispondere a questa eventuale violazione dei diritti umani, quindi questo andare un po' oltre, no? Spingersi un po' in là rispetto a questa asticella che dovrebbe guidare tutta la nostra attività dei nostri paesi, della nostra attività politica, e soprattutto ottenere giustizia, cioè ad un andare oltre come si risponde. Ci ha dimostrato questo virus che è stato un virus di classe, che chi si è potuto permettere di lavorare da casa ha potuto continuare a farlo, che chi aveva la possibilità di gestire i propri figli a casa l'ha fatto, gli altri erano in grande difficoltà. Chi non aveva una rete internet, non riusciva a far seguire ai propri figli la didattica a distanza. E questo non soltanto in Italia, ma in tantissimi altri paesi del mondo, soprattutto il tema si acuisce nei paesi in via di sviluppo o laddove non esistono delle reti infrastrutturali appunto strutturate. Quindi anche lì il sistema internazionale si è adoperato per cercare di portare quei temi. Poi c'è da vedere come si è risolto, come si è risposta a questa situazione. E in questa questione rientra chiaramente il ruolo della classe politica, quindi le scelte che vengono fatte, l'atteggiamento che viene tenuto e i confini che il nostro paese ha intrinsecamente, che anche gli altri paesi hanno più o meno intrinsecamente e ai quali rispondono. Per quanto riguarda l'Assemblea, io sono la presidente della capodelegazione dell'Assemblea parlamentare al Consiglio d'Europa, devo dire che il Consiglio d'Europa sin dall'inizio della pandemia ha iniziato ad incontrarsi prevalentemente online, portando all'ordine del giorno delle varie sessioni una serie di questioni che sono trattate anche appunto nel volume e di cui parlavamo prima, cioè il tema della violenza di genere, il tema della tutela dei ragazzi, della salute anche mentale dei bambini. Questo è un tema enorme che dovremmo affrontare e che ci ritroveremo volente o nolente nei prossimi anni, nel senso che poi riflessi di quello che è accaduto li vedremo più avanti, anche se in questo momento non vengono, diciamo, affrontati con forza. E quindi sì, il Consiglio d'Europa sul tema c'è assolutamente, ci siamo occupati appunto di portare avanti dei rapporti specifici che vogliono contrastare l'eccessivo utilizzo di alcuni paletti politici istituzionali che legano un po' quelli che sono i valori fondanti del Consiglio d'Europa e soprattutto sono state fatte anche delle proposte per rafforzare la Carta Sociale Europea, che ricordiamo è un tema molto importante che ritorna. È stato giusto l'anno scorso l'anniversario della sua sottoscrizione a Torino, e per il quale appunto ora, visto che abbiamo la presidenza di turno del Consiglio d'Europa, dovrebbe esserci a breve anche un evento proprio a Torino per ricordare questo importante documento, e queste proposte per rafforzare questo testo sono da un lato molto tecniche, nel senso che si va ad incidere laddove, o perlomeno si propone di intervenire laddove possano sussistere dei conflitti tra vari strumenti internazionali e varie angolazioni divergenti rispetto ai diritti umani. Parlo chiaramente delle grandi organizzazioni internazionali che hanno promosso una serie di normative che magari lo stesso Stato sottoscrive, ma che poi possono avere degli elementi, diciamo, un po' di
di ombra su cui possono accavallarsi degli aspetti magari anche procedurali molto, molto ristretti, chiaramente, perché poi chi sottoscrive questi, questi trattati è chiaro che si impegna anche a portarli avanti. Ma il tema fondamentale è poi questo, e torno al discorso iniziale e vado a conclusione. Al netto della, diciamo, dell'aspetto prettamente giuridico della questione, quindi di modifica dei trattati e del funzionamento delle istituzioni internazionali, qui c'è una questione politica che va innanzitutto portata avanti, ed è quella proprio di voler porre i diritti umani o meno alla base del futuro sviluppo del sistema internazionale da qui in avanti. Cioè adesso molti paesi e molti attacchi politici che vengono portati avanti sono proprio sulla base di una serie di diritti, tra cui i diritti umani. Pensiamo per esempio alla libertà di espressione a Taiwan, e quindi tutto quello che è stato sulla stampa, tutto quello che si è detto nel corso degli anni. Quindi i diritti umani da una parte sono una forte argomentazione. Dall'altra poi però c'è la necessità di creare degli strumenti che siano efficaci laddove poi esista una crisi. Ecco, speriamo di esserci lasciati la crisi più grossa della nostra era alle spalle, nel senso che abbiamo già vissuto questa pandemia e speriamo che sia l'ultima. Ma il sistema deve attrezzarsi per poter reggere un'onda d'urto quale quella di una pandemia. E secondo me l'Europa, bene o male, si è difesa. I paesi del Consiglio d'Europa hanno portato avanti delle misure che poi possono essere criticate, ma che comunque sostengono quelle idee, quei valori che abbiamo sottoscritto. Tanti altri paesi non l'hanno fatto. Quindi se la politica deciderà nei prossimi anni, e chiaramente noi possiamo riuscire a tirare le somme solamente a pandemia finita, ma se si decide che nel futuro della politica internazionale, che poi a cascata riguarda anche la politica di tutti i giorni, no, che vivono le persone, ci siano i diritti umani al centro della nostra azione, bisogna farlo, e si può farlo giuridicamente, si possono fare modifiche a trattati, a ulteriori accordi, si può sottoscrivere veramente tutto e portare avanti qualsiasi tipo di nuova struttura che possa farlo. Sarebbe un serio impegno politico, perché poi i diritti umani pervadono qualsiasi aspetto della vita delle persone, quindi è estremamente complesso, ma credo che visti questi ultimi anni ci sia lo spazio per farlo, e soprattutto adesso finalmente l'attenzione al tema dei diritti umani. Grazie mille, grazie in modo particolare anche per quest'ultima riflessione, appunto, su che apre un capitolo su cui sarebbe interessante fare una riflessione ad hoc proprio sul ruolo dei diritti umani nel sistema internazionale, no? Ci sono definizioni di principio, ma poi vanno creati gli strumenti di empowerment, di rispetto e garanzia di questi diritti. Io ora abbiamo la fortuna di avere con noi due degli autori del libro, Carlo Ruzza e Alessandro Albano. Darei brevemente la parola a loro se vogliono aggiungere qualcosa al nostro dibattito, alla nostra riflessione. Prego, Carlo. Eccomi. Allora, grazie mille per l'invito e mi scuso profusamente per essere in ritardo. Oggi avevo ricevimento studenti che viene fatto attraverso un Doodle, per cui non si poteva più cambiare. Però sono contento, ho sentito un pochino dell'incontro e vorrei semplicemente dire che il volume mi sembra ottimo e che è stato per me una grande opportunità di riprendere il lavoro che in realtà sto facendo da parecchi anni con i miei collaboratori sul ruolo della società civile organizzata, particolarmente sulla società civile organizzata a livello europeo. Quindi la domanda che noi ci eravamo fatti era
come affronta la società civile a livello europeo la tematica del Covid e più generalmente la tematica dei diritti umani, come viene declinata e come viene interconnessa con altre tematiche. E quello che abbiamo visto, a mio modo di vedere, è particolarmente interessante ed è interessante per vari motivi. Il primo motivo è che la società civile può essere concettualizzata come una sorta di catena di rapporti di governance fra strutture della società civile a livelli territoriali diversi, quindi che partono a livello locale fino a quello provinciale, nazionale, europeo, e lungo queste catene corrono delle informazioni, corrono delle preoccupazioni, corrono delle competenze che spesso sono aggiuntive, in alcuni casi sostitutive, e senza dubbio integrative dei flussi che avvengono a livello più governativo. Quindi voglio dire, chiaramente abbiamo un sistema di rappresentanza, un sistema di governance che va dalle nostre regioni all'Europa, però abbiamo anche un sistema di rapporti fra la società civile. La società civile ha utilizzato questa catena per trasportare a Bruxelles competenze e informazioni su quello che stava succedendo. Si è preoccupata e ha parlato tanto, tanto di salute, tanto di diritti umani e tanto di tematiche che sono state comunque centrali anche a livello, diciamo, politico, in senso più stretto. Però forse meno centrali e forse più ricche per come le ha organizzate, comprese e discusse la società civile. Quindi quello che troviamo è, come dicevo, in primo luogo una nuova consapevolezza della salute e di come la salute, quindi anche l'aspetto Covid, è strettamente connesso con il tema della vulnerabilità e col tema della discriminazione. Quindi noi, per esempio, abbiamo studiato tutta una serie di gruppi della società civile che si occupano di politiche antidiscriminatorie in materia di genere, in materia di sessualità, di disabilità e di etnicità. E vediamo che in ognuno di questi casi c'è un grido d'allarme, proprio perché ci sono questi pezzi di società importanti che sono comunque rimasti spesso marginalizzati negli Stati membri per quello che è stato l'impatto del Covid e la tematica dei diritti umani. Nella tematica dei diritti umani, in particolare, questo grido d'allarme è soprattutto stato un grido di allarme per quanto riguardava i diritti sociali, quindi curiosamente meno i diritti economici, meno altri tipi di diritti, ma proprio il problema dell'inclusione o meglio del sentirsi esclusi. E questo è stato secondo noi molto interessante. Un altro aspetto che è interessante è che se noi abbiamo capito che è veramente arrivata l'ora di potenziare, di sostenere queste organizzazioni nei loro rapporti internazionali, perché ogni Stato ha un modello di società civile. Questo modello di società civile crea una società civile diversa da Stato a Stato. Ci sono posti dove viene incentivata la società civile locale, altri posti dove invece c'è un rapporto stretto fra Stato e società civile, quindi abbiamo una società civile magari con più risorse, però anche molto istituzionalizzata. Ci sono posti dove lo Stato ha comunque un rapporto di fornitura di risorse, soprattutto per servizi, altri dove è più aperto invece a tematiche di advocacy e quindi di come la società civile comunica le informazioni che ha sulla sua base, la base appunto di cittadini razzializzati, etnicizzati, la base di cittadini di genere, eccetera. Quindi da questo punto di vista penso che abbiamo imparato molto e penso che il capitolo riflette, e concludo, semplicemente un bisogno di comunità, un bisogno di comunità che va al di là semplicemente dell'utilizzare la società civile come fonte informativa, ma anche di utilizzarla sempre di più come momento di intervento e di creazione di solidarietà umana, e questo la società civile lo sa fare molto bene e l'abbiamo visto riflesso nei vari grafici che abbiamo presentato nel nostro capitolo. Grazie ancora di questa opportunità.
Grazie, grazie mille, professor Ruzza dell'Università di Trento e Alessandro Albano dell'Ufficio del Garante dei Detenuti e delle Persone Private della Libertà. Prego Alessandro. Ecco, allora buonasera, grazie a tutti. Cercherò di essere brevissimo perché stiamo andando verso la deadline che ce l'avamo prefissati. Allora, diciamo che è un'antica tradizione di collaborazione con il Centro Studi di Politica Internazionale, con Daniele Frigeri, con Michele Nicoletti, con Mariana Lunardini, e che poi è confluita da ultimo nella cooperazione all'ottimo volume su pandemia e diritti umani, che è prestigiosamente edito da Donzelli, mi chiama neanche a una brevissima riflessione, proprio a dire due parole in questa sede. E parto inizio e finisco anche proprio dall'affermazione di Daniele, ribadita da Sandro Zampa, ribadita da Alessandro Battilocchio, ribadita da Marta Grande, sulla mancanza della Commissione di diritti umani, anche perché, diciamo così, la sensibilità a questo tema è qualcosa che unisce la riflessione e gli sforzi condivisi del CESPI e quelli del Garante Nazionale. E la riflessione parte da questo apparente paradosso italiano, per cui è vero, si è sentita la mancanza di una commissione dei diritti umani, una commissione a tutela dei diritti umani. In realtà, paradossalmente, in Italia c'è una autorità indipendente a tutela dei diritti umani, ma non di tutti i cittadini, solo delle persone private della libertà. E questo da una parte è un paradosso, perché forse siamo l'ultimo paese europeo, perlomeno dell'Unione Europea, a non avere una commissione di diritti umani, e abbiamo seguito questo percorso invertito, insomma, in qualche modo, perché negli altri posti hanno prima creato gli ombudsman, poi le commissioni di diritti umani, e poi i meccanismi preventivi della tortura, quindi meccanismi, organismi come il Garante Nazionale è, e invece in Italia siamo partiti dal Garante Nazionale, che quindi è, però possiamo dire che è, diciamo così, è stato importante che proprio in questo periodo di pandemia almeno il Garante Nazionale ci fosse, perché i luoghi di privazione della libertà sono luoghi di particolare vulnerabilità. Quindi noi siamo una di quelle istituzioni, uno di quegli organismi che ha continuato a lavorare, perché sin dall'inizio sia il Consiglio d'Europa che le Nazioni Unite hanno chiarito che proprio questi organismi, che normalmente contribuiscono a rendere un po' più trasparenti i luoghi opachi, proprio in questo periodo di pandemia dovevano continuare a lavorare, anzi dovevano estendere il loro mandato non solo ai tradizionali settori di privazione della libertà, ma anche ai luoghi di quarantena, perché anche i luoghi di quarantena erano diventati luoghi di privazione della libertà di fatto, dove abbiamo spinto un po' il nostro mandato. E la riflessione che abbiamo condiviso poi nel libro è stata concentrata sul fatto che poi nei luoghi di privazione della libertà in qualche modo è emersa una doppia ansia, quindi l'ansia dell'essere chiusi in un posto, che è tipica di questi luoghi, all'ansia del contagio. In qualche modo le conclusioni poi dello studio sono state nel senso di sfatare un po' un luogo comune, cioè quello di dire che il lockdown è uguale per tutti. Non è vero, il lockdown non è stato uguale per tutti, il lockdown in qualche modo è stata un'esperienza diversa per le persone che erano in privazione della libertà, perché come diceva Daniele inizialmente, in qualche modo la vulnerabilità iniziale caratterizza le situazioni, quindi se una situazione contraddistinta da una vulnerabilità forte inizialmente, poi ecco, tutto quello che è conseguito la pandemia in qualche modo si è riflesso più pesantemente, quindi quella doppia ansia è confluita in una situazione di doppio disagio, che abbiamo naturalmente. Vi risparmio ulteriori osservazioni e lascio la parola a Daniele e al professor Nicoletti. Grazie. Grazie mille anche per aver ribadito che, a differenza di come si è detto all'inizio, questa non è stata una pandemia simmetrica, ma ha avuto ambiti di asimmetria molto importanti. E darei la parola al professor Nicoletti, appunto dell'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio Diritti Umani del CESPI, per continuare anche trarre un po' le conclusioni di questo dibattito. Grazie,
Grazie Daniele, grazie a voi che siete intervenuti e a quanti ci seguono. Grazie anche da parte mia agli autori che hanno lavorato a questo volume, che rappresenta una sorta di estensione di un lavoro che l'Osservatorio dei diritti umani fa periodicamente con una rassegna sui diritti umani che potete trovare sul sito del CESPI e che cerca di fornire dei documenti importanti, rapporti nazionali e internazionali a quanti operano nel settore dei diritti umani e anche analisi di dati e di situazioni. E da questa attività periodica è nata l'idea di fare un volume che consentisse appunto di fare una specie di primo bilancio sulla pandemia. E grazie anche agli ospiti di oggi perché hanno preso sul serio, diciamo, l'invito e hanno esaminato con cura e attenzione il volume, soprattutto i dati che emergono, perché quello, diciamo, è l'elemento importante. Io penso che, come è stato ricordato in questo incontro, dall'impatto della pandemia sui diritti umani possiamo trarre alcuni insegnamenti fondamentali. Il primo di questi è stato ricordato, ma lo voglio ribadire, questo tema della unicità e indivisibilità dei diritti umani, perché questo va ribadito con forza soprattutto a livello europeo. Non c'è dubbio che l'Unione Europea ha avuto una focalizzazione sulla libertà di circolazione delle persone, delle merci, sui diritti civili e politici, ma sui diritti sociali c'è stata indubbiamente minore attenzione per il fatto che si riteneva che questi fossero in qualche modo sufficientemente protetti dagli stati nazionali, senza rendersi conto che la credibilità di una comunità politica si gioca anche su come è in grado di difendere i diritti sociali. E se l'Unione Europea non li difende e demanda questo agli stati nazionali, non c'è poi da stupirsi se le opinioni pubbliche, come dire, hanno nostalgia per lo Stato nazionale, per il sistema di welfare nazionale, o possono esserci dei rigurgiti sovranisti. Cioè è fondamentale che gli organismi europei possano invece dimostrare una loro attenzione e un loro sostegno effettivo. E devo dire che rispetto al modo in cui l'Unione Europea ha reagito alla crisi finanziaria del 2007-2008, vi ricordate le politiche di austerity e i 10 anni impiegati per arrivare al pilastro di Göteborg sul social pillar appunto dell'Unione Europea, nei confronti della pandemia invece l'Unione Europea ha saputo rispondere con una solidarietà, diciamo, maggiore, e diciamo la politica dei vaccini è stata resa possibile certamente anche da un coordinamento di sforzi. E, ecco, questo tema della indivisibilità però noi lo dobbiamo, come dire, prendere sul serio anche nel tempo, e cioè il famoso bilanciamento dei diritti umani che tutti abbiamo imparato durante la pandemia, perché nessun diritto può essere salvaguardato, come dire, al 100% quando entra in collisione con altri diritti degni di una pari tutela, però ha bisogno di meccanismi di compensazione e di meccanismi di compensazione anche nel tempo. Faccio un esempio: noi abbiamo avuto una serie di provvedimenti governativi, i cosiddetti ristori, per compensare le persone per quanto hanno perduto in termini economici per via della pandemia. E questa è certamente stata una misura importante e significativa per evitare degli effetti ulteriormente disastrosi. Ma tutte le perdite che noi abbiamo avuto in termini di diritti umani, penso sul fronte del diritto all'educazione, al diritto all'assistenza, eccetera, perché non le dobbiamo compensare ora? Cioè, come avete ricordato voi, la pandemia ha avuto degli effetti disastrosi sui gruppi vulnerabili,
allargando le forbici e le disuguaglianze. Quindi ora si tratta di prevedere non un ritorno a come stavamo prima, ma delle misure compensative per evitare che questa forbice si allarghi ulteriormente. Quindi l'attenzione ai diritti umani oggi, diciamo da questo momento in poi, non è solo l'attenzione agli effetti, ma diciamo l'attenzione alle misure che adesso noi dobbiamo mettere in atto per procedere con queste misure compensative. In particolare questo tema della universalità. Io penso che il nostro sistema sanitario abbia cercato di muoversi secondo i principi costituzionali di un accesso universale alle cure, e però, come ci ricordano i saggi contenuti in questo volume, purtroppo questa universalità non si è realizzata sempre nello stesso modo. L'esempio dei vaccini è un buon esempio, certamente, come si ricorda, insomma, ci sono paesi ancora che non hanno potuto godere nella stessa misura di questo tipo di protezione, quindi questo ci dovrebbe far riflettere sull'estensione a livello internazionale, però non possiamo dire la stessa cosa delle altre, di altre misure. Quindi la scelta di riaffermare la valenza universalistica del Servizio Sanitario Nazionale, la difesa della vita di tutti, questo è un elemento importante che noi abbiamo cercato di affermare rispetto ad alcune posizioni che appunto tendevano a privilegiare magari un atteggiamento libertario, ma a scapito appunto di una perdita di vite umane. Giustamente le nostre convenzioni internazionali, non solo le scelte politiche, ci hanno orientato sulla via di una protezione della vita di tutti. Un'ultima battuta la voglio dedicare alla questione delle istituzioni. Quindi abbiamo bisogno di politiche di compensazione per i diritti umani, delle politiche di equità e di uguaglianza, e abbiamo bisogno però anche di istituzioni funzionanti. Ho molto apprezzato il fatto che tutti avete colto come per noi, diciamo, dell'Osservatorio, una delle lezioni fondamentali sia quella di procedere alla attivazione di una commissione indipendente per i diritti umani in Italia. Purtroppo l'unico paese dell'Unione Europea che ancora ne è privo. Come ha ricordato bene Alessandro Albano prima, questo non significa che noi dobbiamo, con la scusa di fare una nuova commissione indipendente, perdere i grandi, diciamo, risultati che abbiamo acquisito con i garanti esistenti. Il caso del garante delle persone private della libertà è un esempio eccellente di un'istituzione che funziona e che soprattutto nei tempi della pandemia ha dato prova di potersi occupare non solo di detenuti nelle carceri, ma anche di tutte le persone che sono in questa condizione di privazione della libertà. Però certamente questa buona pratica va trasformata in un sistema. E però non basta questo, non bastano le istituzioni di monitoraggio. Serve un tessuto di società civile forte, e su questo quello che ha detto Carlo Ruzza è molto importante. Da ogni parte nel mondo la difesa dei diritti umani si ha grazie anche a una società civile ricca, vivace, sostenuta, non compressa nelle libertà fondamentali, ma guardata con simpatia dalle istituzioni, invitata a partecipare ai tavoli e così via. E questo deve essere fatto in modo sistematico sia a livello nazionale che a livello internazionale. E poi dobbiamo avere delle istituzioni che funzionano, e penso soprattutto al Parlamento. L'onorevole Battilocchio ha fatto bene a ricordare, diciamo, lo sforzo del Parlamento italiano di funzionare, di non chiudere mai. Anche giustamente ha ricordato le preoccupazioni di chi vorrebbe spostare magari in remoto il lavoro del Parlamento, quando invece, diciamo, un'istituzione così delicata ha bisogno di poter funzionare in presenza. Però
un Parlamento funziona sui diritti umani quando fa delle leggi. Purtroppo qui noi dobbiamo registrare una difficoltà quasi strutturale del Parlamento italiano a legiferare in materia di diritti umani, in un modo o nell'altro. Pensiamo appunto alle questioni legate all'omofobia, pensiamo alle questioni legate al fine vita. C'è un lavoro di sistematica ormai supplenza da parte delle organizzazioni internazionali, e bene ha fatto Marta Grande a ricordare il lavoro straordinario del Consiglio d'Europa, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma c'è un lavoro di supplenza anche della Corte Costituzionale Italiana. Ora, i diritti umani hanno bisogno di avere nel Parlamento il luogo più alto della loro protezione. Non una protezione semplicemente, diciamo, occasionale, ma una protezione sistematica, quale quella che può essere data da una legislazione adeguata. Ecco, io penso che, diciamo, abbiamo bisogno di istituzioni specifiche, abbiamo bisogno di una società civile vitale e forte, e abbiamo bisogno anche appunto di una legislazione che sia adeguata alle tutele della vita umana e di tutti i diritti che ormai sono così importanti per la vita quotidiana delle persone e per la vita della società. Io penso che se noi riuscissimo a trarre questa lezione, forse appunto la pandemia e tutti i sacrifici non sarebbero passati in vano. E vi ringrazio. Grazie, grazie mille Michele. Direi che concludiamo qui, rimandando appunto questo appuntamento ad altri momenti di riflessione e di confronto. Io ringrazio nuovamente tutte le persone, gli interlocutori che hanno accettato questo nostro invito, tutte le persone che si sono collegate, sono state con noi fino ad ora. Grazie a tutti e buona serata.